Non si esagera nell'affermare che il futurismo è stato forse il movimento culturale italiano del Novecento più noto al mondo, quello che, diciamo, ha avuto una forza dirompente, partire dall'Italia e diventare un movimento di grande interesse in tutto il mondo. Pensate, c'è stato addirittura un futurismo russo. Qual è il senso, secondo me, del futurismo? È come dire una ponte di passaggio tra una società che era andata avanti soprattutto attraverso l'industrializzazione, il passaggio dalla vita agreste ad una vita industriale, l'urbanizzazione delle città anche italiane. Quindi il futurismo è uno di quei movimenti che esprime insieme ad altre avanguardie il problema di una modernizzazione che non sia soltanto una modernizzazione delle strutture, ma sia come dire una modernizzazione anche di tipo spirituale. Quindi questo forse è il successo del futurismo, cioè quello di aver espresso un'ansia di modernità quando un nuovo secolo, il Novecento, si stava affacciando sul proscenio della storia. Di qui il suo grande successo, dovuto poi a grandi intuizioni come quelle, appunto, quest'opera di Umberto Boccioni, che significano la capacità, appunto, di guardare avanti, cioè di avere un moto verso il futuro.